Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben trovata ad Enrica Perucchietti. Ciao. Ciao, ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, attenzione amici, è un tempo di weekend, sicuramente anche questa sera qualcuno avrà voglia di andare a mangiare una pizza e perché no, questa potrebbe essere l'ora giusta per iniziare a pagare con il riconoscimento facciale. Ma no, perché? Poi magari se assomigli tanto, che ne so, a un attore, a un cantante, potresti pure addebitargli il conto. Ah, questo effettivamente non mi dispiace, non penso di assomigliare a nessuno di particolarmente famoso, però magari trovo uno sfigato cui io possa addebitare le mie spese selvagge, quindi più che la pizza vado direttamente a fare shopping. Esatto, oppure andare in un ristorante che sia molto più quotato. Insomma, basta la nostra faccia per pagare, questo è già in attivo, cioè questo non è più un esperimento, è già reale, potrebbe arrivare anche in Italia. Che ne pensa Enrica Perucchietti? Che meraviglia, non vedo l'ora. Adesso ci sono tutti quei locali dove non ci sono neanche più i camerieri commessi, ma ti devi fare l'ordinazione tu, e come ormai ci sono le casse automatiche, poi il passo successivo sarà quello in cui non c'è neanche più bisogno del chip sottocutaneo, ma attraverso i dati biometrici, il riconoscimento facciale, ti prelevano direttamente i soldi dal conto, con non pochi problemi, problemi di privacy, problemi di profilazione, problemi di sorveglianza tecnologica, problemi anche di errori, perché adesso si scherza, cioè non è che devi ricorrere alla maschera di Lupin III o stratagemmi alla Diabolik per addebitare il tuo conto a un altro, ma ci sono oggettivamente dei grossi problemi, soprattutto per coloro che non sono insomma bianchi, nel riconoscimento facciale. Con te ne abbiamo parlato anche spesso, e quindi si creeranno non poche difficoltà. Però sai, anche in questo caso è sempre ci si basa sempre sulla comodità. Persone che per guadagnare una manciata di secondi, saltare la coda e pensare che così si snellisca la propria giornata, finiscono per assecondare queste, per me sono derive distopiche, magari per altri saranno innovazioni spettacolari, però temo che come al solito non si valutino abbastanza sui due piatti della bilancia i benefici, i pro e i contro, e i contro sono l'abolizione progressiva della privacy, come dicevo, maggiore profilazione, non si sa questi dati poi a che cosa serviranno. Ci sono state già diverse cause da Amazon in poi sull'utilizzo poi dei dati, e la questione della sempre più progressiva e massiccia sorveglianza tecnologica. Sì, anche perché queste cose vengono fatte anche un po' così, alla leggera, senza tener conto che magari la gente si adegua, non sapendo che non ci sono delle regolamentazioni su queste questioni. Quindi, cioè, intanto bisognerebbe capire da utenti se queste cose effettivamente ci nuociono oppure no, perché sembra proprio che uno faccia le cose, oggi soprattutto gli adulti fanno delle cose, delle bambinate, delle cose da ragazzini, perché appunto, come dici tu, va di moda, ah che bella questa cosa qui, wow, innovativo, paghiamo con lo sguardo. Cioè, capisci che bisognerebbe farsi ancora, lo diciamo insomma da quel tempo, delle domande, e invece non ci siamo ancora a quell'appuntamento con il nostro cervello.
Ma non ci siamo perché appunto hanno sedotto una larga fetta della popolazione, non soltanto i ragazzini, ma anche molti adulti, con questo falso argomento della comodità, per cui sembra tutto elettrizzante, comodo e smart e veloce, e anche le persone che sono comunque consapevoli dei rischi preferiscono poi adottare la strada più veloce, più breve per la semplificazione, perché è come se tutti questi stratagemmi semplificassero la nostra vita. Io ribadisco, secondo me, aumentano soltanto gli ostacoli, i rischi, e quindi magari sì, guadagni qualche secondo nel saltare una coda, ma poi i contro. E le ripercussioni successivamente pesano molto, molto di più. E in ogni caso il fatto di continuare a cedere dati biometrici che non sai neanche come verranno utilizzati, anche perché se tu entri in una pizzeria in California come queste qua che hanno già adottato il sistema di riconoscimento facciale per pagare, non è che ti fanno firmare, penso, un contratto, un qualcosa, una policy sulla privacy, cioè ne dubito fortemente, o magari se ti fanno anche cliccare accetto, come ti succede quando ti scarichi un'app, un gioco, qualunque cosa sia, magari non hai neanche voglia o tempo di stare a leggerti, no, quali sono tutte le condizioni, perché il tempo che poi perderesti a leggere le condizioni di questo simil contratto, e vabbè, allora è quello che tu impiegheresti per fare la coda. Però di nuovo, non c'è quella, secondo me, maturità, consapevolezza nell'adottare dispositivi tecnologici e nello stare al passo con un certo tipo di progresso, che secondo me non è progresso, ma ci sta più che altro portando a una forma di evoluzione, Sì. però E tant'è. tant'è che a breve l'identità digitale, vi ricordate la app Io? Ebbene, c'è un nuovo utilizzo adesso, anzi addirittura il primo test sarà effettuato a settembre e poi probabilmente dal prossimo anno ci sarà la possibilità all'interno dell'IT Wallet di poter avere i documenti, la patente in primis, all'interno del telefonino. Quindi quando vi fermano non sarà più patente e libretto, ma mi faccia vedere il cellulare. E se ce l'hai scarico, che fai? E t'attacchi, cioè, capito? È questo il problema. Dovrai sempre avere un cellulare. Ora, posto che comunque puoi ancora continuare ad avere i tuoi documenti, meno male, uno Vabbè, qui ci può. mancherebbe altro, ma Ecco. tanto questi cambiamenti e stravolgimenti partono sempre su base facoltativa, poi nel giro di qualche mese diventano obbligatori perché de devono condurre degli stress test su una parte della popolazione che deve essere connivente, consapevole. E quindi decidere volontariamente di fare da cavia, poi però il passo successivo sappiamo benissimo qual è, cioè si estende, si è creato un precedente, si dirà che l'esperimento è andato benissimo e quindi poi diventerà obbligatorio per tutti, o meglio, magari non sarà neanche obbligatorio, ma se poi tu non hai l'IT Wallet, come tutta una serie di certificati che abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, sarai totalmente escluso dalla vita sociale, civile, lavorativa, quindi non potrai fare assolutamente più nulla. Quindi poi alla fine si creano anche delle forme di vessazioni, di ricatti, magari sotterranei, striscianti, ma sempre quello è. Prima provano a sedurti con la comodità e con la semplificazione, e poi se comunque tu sei contrario, ti costringono, se non si trovano delle modalità, insomma, alternative parallele a sottostare, perché altrimenti cioè non puoi più accedere a nessun tipo di server o sito, da quello dell'INPS a chissà che cos'altro. Certo, ma queste cose mi fa venire in mente che siano sempre intanto fatte per i giovanissimi, cioè i neopatentati, che quindi già è una generazione che lavora sul digitale, che ci sta da quando è praticamente in fasce, per cui è abbastanza automatico il pensiero che i neopatentati abbiano i documenti all'interno del telefonino e poi da lì sarà un crescendo, no?
Sì, anche perché magari una persona di una certa età che non è neanche un drago con uno smartphone, sai, dover gestire tutte queste app, non è facilissimo. Già lo speed era difficilissimo, poi c'erano password, se avevi quello con Aruba dovevi aggiornarlo ogni 6 mesi e, cioè, e Sì. lì ritornavano le 13 prove da superare iniziatiche per poter tornare ad accedere al servizio. Cioè quindi è chiaro che se sei un ragazzino che magari è abituato a pagare anche il caffè con Satispay e ad avere tutto nel proprio cellulare e a dormire con il cellulare sul comodino, magari a lui viene sì comodo. A un adulto, soprattutto magari di una certa età che non è abituato, il sistema lo abitua, lo deve abituare e cerca di abituarlo, di circuirlo, di sedurlo con appunto tutta una serie di argomenti che poi sono sempre quelli che elencavo prima, però poi sta appunto alla maturità di noi adulti che però ovviamente abbiamo disatteso perché poi alla fine quelli più compulsivi che stanno sempre sui social e tutto il resto non sono solo i ragazzini e gli adolescenti, ma sono anche insomma adulti over 50, anche over 60, quindi. Esatto. Senti, notizia della settimana con la quale chiudiamo. Attenzione perché Klaus Schwab lascia il World Economic Forum. Lascia la Pensavo sua. lasci questa terra, invece no. No, no. Lascia la carica, ma gattopardescamente cambia per non cambiare assolutamente niente, perché comunque lui rimane. Ecco, avevi dei dubbi? No, no, vabbè, c'ha anche 86 anni, quindi magari non ha neanche più, insomma, l'energia, la voglia e la lucidità. Tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Tutte le porte infere, degli inferi le ha aperte, le ha spalancate. Fa un passo indietro, quindi non avrà più quel, diciamo, potere esecutivo che aveva prima. Ma non che poi, sa, Schwab era un perfetto sconosciuto che è finito a fondare World Economic Forum e soprattutto negli ultimi anni a vedersi riconosciuti e proiettati tutta una serie di poteri, di autorevolezza. Evidentemente è un po' il frontman di un certo tipo di potere che si muove dietro le quinte e dietro di lui. In ogni caso, tolto uno Schwab, cioè siamo felicissimi, ma ne arriverà un altro, magari più giovane, più rampante, ancora più incattivito. Perché il problema è che quando uno pensa, vabbè, peggio di Schwab non ci può essere nulla. No, no, ci sarà sicuramente. Non vi preoccupate, ma ne troveranno un altro. Anzi, deve aver sicuramente allevato in vitro centinaia di delfini, di mini Schwab. E quindi, chissà che arriverà. Sì, tutti mini me. No, stavo pensando che magari, che ne so, uno poteva anche contare sul fatto, sai, a una certa età. 86 anni, tutti si rabboniscono, no? Diventano un po' come dei nonni, dei Ma non è vero, nonnini. ma quando mai? Ma io vedo che a una certa età diventano tutti più cattivi, più acidi, cioè peggiorano. Ma questa secondo me è una grandissima, scusate, stronzata quella che con l'età uno. No, ma Ma quando come? mai? Ma dove li vedi tu? Ma poi soprattutto questi personaggi, un Kissinger, un Rockefeller, che sono schiattati a più di 100 anni, tu li hai visti diventare, non so, Babbo Natale? Ma dove? Ma no, non. Anche perché poi questi sono abituati ad avere soldi, potere, relazioni, tutto quello che vogliono e stanno attaccati con le unghie e con i denti a quello che hanno costruito, cioè difficilmente vengono folgorati sulla via di Damasco e diventano buoni, lasciano tutto per. Cioè, nel 94 Bill Gates aveva detto alla stampa: ah, adesso lascerò tutti i miei averi ai poveri. Cosa ha fatto? Cosa ha lasciato? Che cosa ha devoluto? Ha devoluto le siringate, quelle ha devoluto, ma non, sono tutte cretinate secondo me. Anzi, più invecchiano, più peggiorano. E con questo meraviglioso pensiero domenicale ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie ad Enrica Perucchietti, ciao. Ciao, grazie a voi, buona domenica. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram.
e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.